Buongiorno cari amici, eccoci con la rassegna stampa di oggi del 7 marzo 2018. Questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Elezioni, le manovre di Movimento 5 Stelle e Lega Nord per avere il sostegno del PD e Salvini dice raccoglieremo forze a sinistra. Dopo la distribuzione dei seggi nessuno dei partiti più votati ha la maggioranza sufficiente per governare. Carroccio e Grillini corteggiano i democratici che però sono divisi in vista della direzione. Intanto Berlusconi in un videomessaggio ha detto io sono il regista del centrodestra e garante della compattezza della coalizione. Sempre elezione 2018, Di Maio ha detto inevitabilmente proiettati al governo senza il Movimento 5 Stelle la legislatura non può partire. Ora abbiamo un unico grande obiettivo che è prendere questo consenso non per andare a Palazzo Chigi ma per riunire il primo consiglio dei ministri, abolire i vitalizi, tagliare gli stipendi ai parlamentari e prendere 30 miliardi dagli sprechi per metterli in diritti. Sempre elezioni in Alto Adige, la Boschi salvata dalla SFP, il PD prende il 10% in meno di 5 anni fa e in provincia è solo il quarto partito. Gli elettori della comunità tedesca hanno premiato ancora una volta il loro partito di governo, quello del Suditorial Volkspartei, che nei collegi uninominali di Merano e Bressanone ha superato il 60%. Dei 37.793 voti presi dalla ministra paracadutata, più di 22.000 arrivano dalla SVP, appunto. Il posto a Montecitorio è stato garantito dagli elettori di lingua tedesca della SVP. A Bolzano Casa Pound supera il 5%. Elezioni 2018, Salvini sceglie la Calabria per andare in Parlamento, con lui il segretario regionale Furgiele. Movimento 5 Stelle vicino al cappotto in tutte le province calabresi, ne pagano le conseguenze l'EU e soprattutto il PD. Il Carroccio racimola il 7,6% ed elegge due parlamentari, oltre al leader nazionale anche il massimo esponente in regione, genere dell'imprenditore Salvatore Mazzei, in carcere perché considerato imprenditore vicino all'Andrangheta. Corea, Kim Jong-un vuole dialogo con gli USA e offre moratoria sul nucleare. Ha ribadito il suo impegno a liberarsi delle armi nucleari, ha riferito Chung Eun-yong, consigliere sulla sicurezza del presidente Moon Jae-in, in briefing a Seoul, coi media sull'esito della missione iniziata ieri. Con questo è tutto cari amici, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.